Ho appena trattato degli scheletri che si picchiano. Oh, ce n'è uno dietro di te anche, Steph, occhio. Maledetto, io l'ho preso anche seriamente. Ragazzi, abbiamo davanti a noi Steph e Fere. Ciao! Ciao! Allora, vi spiego semplicemente cosa faremo oggi. Li vedete questi minerali qua, tutti quanti strani, con le facce un po' colorate? No. Sono molto strani, non un po' strani. Direi. Cioè, allora, generali in uno. Saluto Matex e Lori, Andre e la Stunter. Scrivete nei commenti hashtag Minecraft per essere salutati nel mio video. Iscrivetevi al canale col tastino rosso qua sotto. Attivate la campanella su tutte quante le notifiche. E cerchiamo di superare i 4.000 mi piace per una nuova sfida con Steph e Fere su Minecraft. Vi spiego cosa dovete fare. Avete il piccone in diamante, giusto? Yes. Sì. Allora, facciamo così. Fere, scava questo qui con la faccia in diamante. Guarda cosa ti dà. Non esplode, okay. Vero? Oh, guarda che fortunata, però, Steph! Bene. Ma tu devi usare a lei. Lei praticamente li attira i diamanti. Quindi dovevi dire, Steph, fai. Adesso, guarda. Vai. Il carbone. Ecco, vabbè. Il lapis. Il diamante finto. Va bene. Allora, spiego adesso ai ragazzi cosa stiamo per fare. Faremo una gara di scavo, ma con questi minerali un po' modificati. Droppano delle cose un pochino a random, un pochino a caso. Quindi, chi sarà fortunato? Quindi sicuramente Fere sarà fortunatissima. In pratica vincerà, perché chi troverà più diamanti e smeraldi vincerà appunto questa sfida. Avremo 7 minuti di tempo. Io direi a partire da adesso. Scendiamo, partiamo subito. Andiamo. Andiamo, vai. Dai. Andiamo. Per la sua strada. Vai, andate prima voi. Abbiamo una caverna, ragazzi, per scavare, ve lo dico. Ho notato, c'è già uno zombie. Sì. Come c'è uno zombie? Allora, andate prima voi. Io vi lascio andare. Ti dico solo che Fermi ha dato una spadata. Ma come? Così colpire lo zombie. Steph, tranquillo, adesso lo colpisco con l'arco, Oh, mi è mancato. Ma come ti è mancato? Eri a portata. Mi hai sfiorato. Mi stava la freccia che mi stava lì vicino. Va bene, va bene. Chi è che ha trovato i diamanti? Ce l'ho fatto, ho trovato un diamante. Ah, ma aspetta, ma qua c'è una caverna. Oh, no, no, qua ve la rubo io. Qua ve la rubo io. Qua i diamanti li trovo io. Sfere, vai lontana, per favore, che già ti vedo. Ho trovato un altro diamante. Ma che strano. Ops. Che strano. Non sono stato io, Fere. Giuro, non sono stato io a colpirti. Scommetto che è stato uno scheletro, vero? No, è stato Steph, l'ho visto. No, c'è uno scheletro davvero, Fere, scappa. Oh, aiuto, aiuto. Ah, ok, fatto. Ho detto a posto. Ma io non vedo più Steph, dove è andato? Mentre chiacchierate cerco... Io non li trovo. Ma come? Non funziona, cioè vi giuro. Ho trovato uno smeraldo, okay, ma perché dal tuo lato abbiamo messo i diamanti, quelli un po' più difficili. Aspetta, che cambia lato. No, stai là, stai pure là. Non ti preoccupare. Io sto litigando con uno. Oh cavolo, qua è pieno di scheletri. Oh cavolo. No, Fere, non sono finito, non abbandonarci. Torno indietro. Ne ho uccisi tipo 4. Va bene, no, io seguo via. Steph, così nel caso scava i diamanti e li raccoglie, li raccolgo io. E sono andato da Fere. Ciao, Fere. Devo risalire. Dove siete? Sono qua. No, ce la faccio. Torno indietro. Eccomi. Allora, voi andate da quel lato. Io vado dall'altro lato, che secondo me è più... Ah, tu sei venuto dal lato quello sfortunato, Steph, quindi. Esatto, quindi stai andando dal mio lato tu. Ah, allora facciamo che seguo diamante. Qualcuno di voi. Ok. Come altri diamanti? Io sto continuando a trovarne. Ma come? Scusami. Allora, ho 3 diamanti e uno smeraldo. Io ho 5 diamanti e uno smeraldo. Vabbè, allora, non è che stai andando male. Trovi diamanti. Ma che storia è? Ops. Occhio, Steph, c'è uno scheletro. Non so se... Tutto ok? Non mi dà diamanti, no? No, gli scheletri in questo mondo maledetto non danno diamanti. Sto purtroppo no. Sto perdendo e non mi va bene questa cosa. Dai. Io sto tornando di diamanti, vince però. Non più carbone? Io... Perché di vincere. Sai che, per esempio, se facciamo così. Se troviamo uno stack di carbone, quindi 64 pezzi, potremmo contarlo come un punto, come un diamante. Sono comunque tanti, sono comunque tanti, 64 pezzi. Io ci potrei arrivare, ve lo dico. Davvero? Io ce ne ho solo 16. Io sono a 22. Cioè, quanti ne hai? Io ne ho 10, pensate voi. Allora, io per esempio ora ho 8 diamanti e uno scheletro che mi insegue, aiuto. 8 diamanti? 8 diamanti. Ma 3. Ma come 3? Te lo giuro. Solo carbone. Di solito Steph è quello super fortunato che vince tutte le sfide. Oggi gli sta andando malissimo. Mi sa che questa volta per ora ha un altro diamante. Non dico niente. Una freccia. Aiuto, uno scheletro. Ma perché sempre io li trovo gli scheletri? Io sono scappato dall'altro lato. Io vado dal lato di Steph, quello che diceva che era sfortunato. Voglio vedere se... No, davvero era sfortunato. Sto trovando solo Koal. Sono rotti i suoi minerali. Ormai è impresso. Quindi dove Steph mette piede, diciamo che porta sfortuna. Come... Ma okay. Non è giusta sta cosa. Oh, ma qua ce ne sono un sacco, Steph, non li hai visti?
Di cosa? Di diamante, queste cose, di blocchi. Oh, tanto cavolo. Io trovo carbone lì, quindi non importa. Ah, quindi tu di partito preso non sei venuto, sì, andare, sì, a questo là. Ok. Sì. Ho battezzato in quel modo. Ok, va bene. Il problema è che io sono inseguito dall'universo di mob e li sento. Non so voi come siete messi a vita. Ok, va bene, va bene, va bene. Intanto io continuo a scavare. Almeno quello lasciamelo. Sarà che dove c'è il carbone non ci sono i mostri. Ma voi siete veramente messi così male a materiali? Cioè a oggetti? Ah, io ne ho quattro. Io ho 6 diamanti e 2 smeraldi, che sono l'unica cosa. Ah, quindi è Fere che mi sta facendo un po' la guerra in questo momento. Eh sì, visto, sì, che ce la contendiamo le due step, penso che sia già fuori dai giochi. Ok, ormai, ok, ma io sento un creeper saltare comunque. Posso recuperare, ve lo giuro. Ok, la posso fare. Mostri, mostri. Ma io lo so già che poi Steph sarà quello che, per esempio, all'ultima parte trova solo diamanti. Oppure va in creativa e se li prende. Non ti fidare, che all'inizio ti fa credere che sta perdendo. Ok. Se mancano ancora tanti minuti, ho qualche chance. Allora, ti dico, tecnicamente siamo partiti che c'era un minuto di registrazione. Lo sto contando così il timer, quindi se lo vedete un po' sballato, scusatemi. Ma tecnicamente ne sono passati 4. Quindi abbiamo ancora più o meno 3 minuti per scavare, Steph. Sei... Ok, quindi siamo più o meno a metà tempo. Sì, allora, più o meno. Sono forte forte, magari trovo la pillola. Al massimo, Steph, allora ti insegno un trucchetto. Fai così, vedi il coal, scavane un sacco. Così fai un punto a stack. Ti conviene, Steph, ormai continua così. Lasciatemi in pace. Steph, mi hai lasciato qua uno smeraldo, se sei venuto di qua prima. Non sono io, spero. Ok, va bene, mi fido. Altrimenti sono scemo. Però ti vedo qua sotto. Cioè, sei sopra di me. Cioè, sei sotto di me. Sei in questo, sì, momento. Sì, qua è pieno di roba. Però ho appena trovato anche la lava. Ok, occhio. Quindi penso che fra poco cambierò strada. Ok, ma tecnicamente se fai una brutta fine, comunque ti rimane l'inventario. Cioè, non sono stato Ok. Tranquillo, non siamo stati quasi cattivi fino a quel punto. Il bagno. Ok, buon viaggio. Invece, Fere, come sta andando? Allora, io ho cambiato zona in questo momento perché avevo finito e ho 8 diamanti e 7 smeraldi. 8 diamanti? Sì. Devo correre. Io ne ho 10, Fere. Vabbè, te l'ho detto che ce la contendevamo. Sì, mi sa di sì. Però non vale che poi fate la fusione e vi unite, Che va bene che siete two player, però... No, quello no. Ok, quello no. Ok. Ognuno fa la propria corsa. Si tiene per sé, speranza. Va bene, va bene. Maledetto scheletro. Io ho 6 smeraldi, non mi sto più smuovendo, non sto trovando più niente. Meglio, meglio, meglio. Però non sto più trovando mob. Ok, va bene, va bene. Beh, te l'ho detto che i mob non ci sono dove non c'è loot. È una regola molto semplice. Hai ragione, hai ragione. Sono 9 diamanti, ti raggiungo. 9? No, Fere. E continuo a trovare un sacco di smeraldi. La cosa bella è quella. Uno smeraldo anch'io. Va bene, va bene, va bene. Va bene, vedremo. Perché la redstone? Sto solo trovando redstone. Un altro smeraldo. Anch'io ne trovo tantissima. È la corsa della redstone. È la gara dello scavo della redstone, probabilmente. Ok, vediamo. Io mi sono quasi perso. Ma come, Steph? Come fai a perdere? Scusate, lì ho finito un posto. Va bene, va bene. Pieno. Mamma mia. Sto trovando un'area, se anch'io. Sono a 5 di carbone di 6. 6 carboni e una redstone. Ma com'è possibile? Sono un creeper addosso. Davvero, vale a Steph ci manca soltanto un creeper che faccia una brutta fine e deve tornare su e deve tornare poi giù dopo. È quello il problema. Sì, mi sa che mi manca solo quello al momento. Ok, il lapis magari è un po' sfortunato, quindi lo lasciamo. Io non sto più trovando diamanti, Fere, te lo dico. Niente neanche più diamanti. Al momento. Ho solo trovato un creeper che mi è esploso in faccia. Ottimo, però. Ottimo. Il creeper sta facendo il lavoro che vorrei fare in questo momento, cioè venire a inseguirti. Però meno male che ci pensa il creeper. Ma va dai, bene. Ci mancherà solo. No, ecco il creeper famoso. Ok, ragazzi, facciamo così. 30 secondi a partire da ora perché siamo più o meno a 7 minuti. Ma aiuto. Ok, ho sentito esplosioni. Qualcuno ha fatto espandere un creeper o sbaglio? Va bene. Non sei sicuro? Sì. Tutto ok, pensare. Steph? Sì, ho appena trovato degli scheletri che si picchiano. Oh, ce n'è uno dietro di te anche, Steph, occhio. Maledetto, io l'ho preso anche seriamente. No, no, tranquillo, ero io. Dai, ragazzi, secondo me ci siamo. 7 minuti conclusi, va bene? Ok. Io ho due creeper a fianco. No, Fere, scappa! Ho sentito l'esplosione. Ma dov'è? Mi sono nascosta. Fere. Io sono andata poi molto in profondità. Lontana. Io la vedo là in fondo. Vabbè, perché li finivo e quindi mi sono sempre spostata nella caverna. Ok, ok, Steph, vieni qua che sta arrivando anche lei. Ok, la vediamo, è vicino a noi. Allora, ce l'ho fatta. Amici, ci siamo. È arrivato il momento del conteggio. Allora, facciamo così. Visto che sappiamo che Steph è quello che è andato un pochino peggio, secondo me, nella un sfida pochino. Allora, Steph, dici quanti diamanti e smeraldi hai trovato. Allora, voglio far scena. Ok. Mi fai sembrare più di quanti sono. Ok. Ok. Vabbè, ma hai vinto. Occhio che poi li prendiamo. Comunque non erano pochi,
Ok. No, questi sono pochi, però. Questi sono pochi. Allora, il mio totale è 19. E quindi quanti sono uno e l'altro? 19 totali. Ok. Va bene, va, facciamo così, facciamo i totali. Così stiamo sicuri. Va bene? Vai. Ok. Poi Fere invece. Aspetta, aspetta, okay. Aspetta, aspetta. 20. 20? Guarda. Ah, è vero! È vero, fatto. Ragazzi, che lui ha giocato anche sul koal! Non ho mai preso un koal normale, te lo giuro. Okay. Sono solo di quelli randomici. Davvero? Sì! Ok. È assurdo. Va bene, va bene. Incredibile. Vai, Fere. Allora, io li voglio dire separati. 12 smeraldi e 11 diamanti. Ok. 23. 23. Quindi ho già perso di 3 su Fere. E il koal invece come si è messa koal? 56. Non ce l'ha fatta. Non ce l'ha fatta. Allora, ragazzi, io non lo so esattamente quanto ho. Quindi, Stefa 20, Fera 23. Io sono a, non ci credo, 10 diamanti e 11 smeraldi. 21. E uno stack esatto di Koal. 22. Quindi, 22 ha vinto Fere di 1. No, sì. Non ci credo. Di un punto, ragazzi. Di un punto ha vinto Fere. Lo sapevamo fin dall'inizio del video, però. Ma non lo so, io non vinco mai le sfide. Cioè, probabilmente nella storia del mio canale io non ho mai vinto. Questa è la prima che vinco, quindi. Ok, vabbè, bello, è stato emozionante, bello. Dai, comunque. Sì, assolutamente. Allora, oh, Creeper! No, no, aiuto! Me l'ha mandato Fere questo Creeper! Vabbè, ragazzi, allora, la sfida l'ha vinta Fere. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate un bel mi piace, un bel commento. Iscrivetevi al canale, il coltellino rosso qua sotto. Lasciate un mi piace. E c'è uno scheletro che ci dà fastidio. Vabbè. Da Marco è tutto, scegliete il video qua davanti. Ciao!